Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Artigian Arte, l'ultima puntata di questa serie che però presenta due aspetti diversi dell'artigianato artistico della Sardegna contemporanea. Uno è più legato alla creatività e al riciclo di cui si parla tanto e troveremo in questo spazio una donna che anch'essa si è in qualche modo riciclata, faceva l'avvocata e adesso invece realizza delle splendide creazioni partendo dalle cravatte. Nella seconda parte invece incontreremo un artigiano, un fabbro che realizza sì portoni ma anche ringhiere o invece anche delle meravigliose statue, degli oggetti d'arte che potrebbero star bene in ognuna delle nostre case. E allora vi lascio alla visione dei nostri ospiti. Sono Giovanni Paddeu, sono di Mamoiada, sono un fabbro che mi occupo di tanti lavori, a partire da aggiustare un arattro, che è un lavoro che mi piace tanto, a fare dei cancelli per campagna, adopero molte lamiere per fare dei cancelli lamieratti, uringhiere lamieratte. Il nostro lavoro è abbastanza misto e quindi ti puoi prendere tante linee di lavoro, ecco. Allora, ora andiamo dentro e vediamo altre cose che facciamo qua. Ora siamo entrati in officina, questo è il mio laboratorio dove io ci passo le mie giornate tra ferro, rumori, odori. Però è sempre un ottimo lavoro, un lavoro bellissimo, a me piace veramente tanto. Ad esempio qua sto iniziando a preparare una porta in due ante che andrà pannellata con dei pannelli tutti uguali. Un lavoro che mi è stato commissionato da un amico di Mamoiada. Questo è un lavoro per un mio caro cliente, è un cancello di un giardino che la metà è lamierato, l'altra metà è grigliato e ci vuole un bel po' di tempo per finirlo perché tutta la parte superiore è fatta con i ribattini come si faceva un tempo. Questi che stai vedendo ora sono i materiali che normalmente usiamo di più. Questi sono materiali che principalmente arrivano dalla Nusei e alcune volte anche da Cagliari. Ora ci troviamo un po' in difficoltà, insomma, perché i prezzi sono triplicati, praticamente una cosa che sta diventando poco accessibile. Insomma, non lo so, cerchiamo di impegnarci, magari di distinguerci migliorando e aumentando la qualità per poter trovare dei lavori, perché insomma non è semplice. Poi niente, qua c'è la parte dove c'è l'incudine, la forgia. Qua abbiamo un pezzo di ferro che ho scaldato col cannello, giusto per farvi vedere come si può lavorare. Lui quando è caldo si presta a fare le forme che chiedi, è un materiale stupendo, si presta parecchio, puoi fare un sacco di cose. Adesso andiamo su e vi faccio vedere un'altra mia grande passione, sempre dai miei materiali, soprattutto quelli di risulta, tutte le rimanenze dei cancelli, gratte eccetera, che vengono trasformate con questa mia passione che ora vi mostro. Ora siamo nel giardino,
Questa è l'altra mia vera passione, grande passione, alla quale ho dedicato un sacco di tempo. Niente, questo è un vecchio lavoro che avrà non meno di 10-12 anni e l'ho chiamato il preside. Non lo so, forse raffigura un po' di severità. Questo è lo stesso, è il lavoro dello stesso periodo, quindi 10-12 anni fa. È uno sguardo sfuggente. Questo arriva prima degli altri. Questo è fatto tutto a martello e rappresenta un bambino che gioca con un gioco antico che qua a Mamoiada lo chiamiamo Saccurria, però ogni paese lo chiama a modo suo. Era un cerchio che si guidava con un bastone. Quello è lo scomposto, un lavoro abbastanza recente. È un modo diverso di rappresentare le cose. Allora, la differenza tra lo scomposto e quel bambino che gioca col cerchio è proprio notevole, perché insomma da linee dolci siamo passati a linee molto più taglienti, molto più spigolose, e fa parte della mia ricerca, un modo di descrivere come un altro, e niente, cerco sempre di far vedere più cose sulla stessa cosa, non lo so, perché non tutto è chiaro subito su qualunque cosa noi guardiamo. Questo è un lavoro che siamo a metà strada. Questo è uno degli ultimi lavori che ho fatto e rappresenta quello che c'è più grande di noi. Qua abito io, è arredato da tanti miei lavori, ad esempio questo l'ho realizzato per una mostra che avevo fatto a Oristano, e proprio in occasione della Sartiglia, e allora ho voluto rappresentare la velocità del cavallo a modo mio. Questa è una sedia. Ne sto facendo 4, una per ogni stagione, sono tutte diverse l'una dall'altra. Questo è un lavoro che ho fatto per partecipare alla Biennale di Roma. Questa è la Madre della Vitta, un lavoro che ho fatto non da tantissimo. Guarda, questo è un ariete, un vecchio lavoro. Sono molto affezionato ai miei lavori. Questo è un lavoro che ho iniziato così, giusto per recuperare questi due ricciolini che erano una rimanenza di un cancello, e da lì ho fatto questo. Questo è una rimanenza di un lavoro, per quanto può sembrare strano, è così, e alla fine ne ho fatto questo che l'ho chiamato l'uomo Fuglia. E questa è la lucertolina che ho fatto tra i 17 e i 18 anni, così giusto perché volevo capire cosa si poteva fare a parte i cancelli col ferro. E da lì è partito il tutto per fare queste cose, insomma, ecco. Come potete ben vedere, a parte questi lavori che, ripeto, adoro, ho dedicato tantissimo tempo, col materiale che lavoriamo noi, col ferro, si può fare tantissime cose, tipo questo reggimensola, complementi d'arredo come quello, si possono fare delle ringhiere che sono, a parte la loro bellezza, sono utili. Il mio sogno è poter coltivare più la parte artistica e magari avere la fortuna di potergli insegnare a qualche giovane questo lavoro, perché mi sembra un peccato che finisca tutto con le nostre generazioni. Thank you.
E adesso è il momento di Federica Pilota, che come avevo anticipato è una creativa, un'artista, artigiana, che realizza cappelli ma anche vestiti ed altri oggetti di uso quotidiano partendo dalle cravatte, riutilizzando quelle cravatte vecchie che si trovano negli armadi o anche nei mercatini. E davvero questi oggetti diventano belle cose da mostrare anche all'interno di una esposizione come quella che vedremo al Tea Hotel. Per conoscere uno dei tanti aspetti dell'artigianato sardo contemporaneo, legato indissolubilmente con il design più creativo, basta visitare la bella esposizione attualmente allestita al Tea Hotel di Cagliari. L'organizzazione è come sempre di tramare Maria Cristina Boia e Margherita Usai, menti creative del Tea Hotel che questa volta hanno sposato con entusiasmo l'idea di Giovanni Ottonello, l'Art Director IED, Istituto Europeo di Design. Ancora una volta la protagonista è la Sardegna della tradizione, forma, materia e tecnica che insieme sono sempre capaci di emozionare e dare vita al sogno della moda del futuro. L'isola è onorata attraverso i suoi artigiani e i suoi artisti perché è epicentro di eccellenze, creazioni e manufatti che la rendano desiderabile per fare esperienze culturali e sensoriali. La mostra vuole così raccontare come una materia grezza, sapientemente lavorata, sia in grado di produrre emozioni e in che modo una tecnica spesso antica possa manipolare materiali diversi come terra, legno, pietra, ferro, vetro, carta, rame, lana e pane, trasformandola in una forma diversa e con una nuova armonia in un riuso e riciclo creativo che sorprende. In questo modo la professionalità dei maestri artigiani locali si confronta con il dorato e non troppo lontano mondo dell'alta moda e del lusso. E così nella hall dell'albergo al centro di Cagliari possiamo incontrare gli abiti realizzati partendo dalla pasta pane o con le gomme usate, e ancora un abito da sposa con le buste della spesa, icona di un mondo che sta facendo i conti con i rifiuti difficili da smaltire. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federica Pilota, vorrei definirmi un'artista, a volte questo nome forse spaventa, perché uno dice artista deve creare chissà che cosa, qualcosa di sconvolgente. Il mio parere è che tutte le volte che da un semplice anche oggetto si riesce poi a realizzare un qualcosa di magico o comunque che piace sia alla persona che le fa sia agli altri, ha già creato l'arte. Io in particolare cerco sempre di farmi incantare anche dagli oggetti più semplici, a volte anche più banali, però poi quell'oggetto ecco che mi parla. Può essere un pezzo di stoffa, può essere anche un oggettino piccolissimo, però mi sta parlando e in quel momento creo qualcosa, nasce qualcosa e questa per me è l'arte. Non ho sempre nella mia vita fatto queste cose. A un certo punto mi hanno affascinato molto le cravatte, mio padre le ha sempre usate e per me era un momento di gioia vedere questi colori anche nell'uomo, che un po' a volte è noioso, ecco, parliamoci chiaro. Allora io vedevo queste cravatte stupende con questi tessuti bellissimi e in un piccolo pezzo di setta, poi in realtà c'è tanto perché ci sono i colori, ci sono gli accostamenti.
allora da lì, un po' per gioco, mi ha parlato la cravatta e ho incominciato a creare appunto questi, cioè dei cerchietti, perché l'acconciatura, il pezzo che ti dà come accessorio, insomma, è un accessorio appunto per la testa, per me è sempre fondamentale. Quindi ho iniziato a infilare così, che adesso posso anche mostrarvelo, con queste sono tutte le cravatte che io raccolgo negli anni. Non devo usare mai colla, ecco, mi sono posta questo obiettivo, e infilo quindi così proprio la cravatta. Non devo pensare, quando faccio queste cose io non devo pensare, perché altrimenti difficilmente esce bene. Quindi incomincio a lavorarla e uno dice vabbè così, ma invece piano piano prende la sua forma. E quindi si lavora piano piano il tessuto così, lo si rigira, mai uscirà sempre lo stesso, perché in quel momento chissà cosa ci sta dicendo, qualcosa esce fuori, sembra qualcosa così, però penso che poi sia riuscita a dare un suo significato. La mettiamo, dai, al posto di questa. E poi pian piano si continua a dargli una forma finché proprio la sua forma. E poi ne faccio chiaramente tantissime. Qua ci sono sempre tantissime piccole mie pezzi di ricerca, li ho raccolti in tanti anni, avevo una collezione immensa fatta di 250 cravatte, e anche lì per fortuna qualcosa mi ha parlato, è stata organizzata infatti una mostra bellissima a Cagliari, che è tuttora in corso al T-Hotel, dove moltissimi artisti sardi sono stati chiamati a realizzare delle opere utilizzando i materiali più assurdi, chiamiamoli assurdi, cioè nel senso che nella moda non te li aspetti. Infatti la mostra si chiama proprio La moda dove non te l'aspetti, o La moda che non ti aspetti. E quindi è stata usata la ceramica, sono state usate la paglia, sono stati usati i copertoni d'auto, vi potrei fare tantissimi esempi. Io, siccome sempre amante delle cravatte, invece che buttare lì le cravatte in un cassetto, le ho tirate fuori e ho realizzato infatti un abito per me meraviglioso, fatto di 250 cravatte, e il cappello, che è l'accessorio appunto per la testa, sempre che lo accompagna. La mia valigia che mi accompagna sempre, qui dentro ci sono tutti i miei tesori, ma la cosa che mi piace anche evidenziare è che questo modo di lavorare un po' particolare ti consente di lavorare ovunque, quindi avere non anche un luogo fisso, perché il bello è che intanto l'ispirazione ti può venire in qualsiasi momento, e quindi tu in quel momento devi essere pronta. Ecco che allora ti devi portare la tua valigia. In questo momento io sono in una hall di un albergo del T-Hotel e ho creato proprio il mio ufficio, quindi apro la mia scatola magica che contiene tutte le mie cravatte, i miei spilli che lo stesso mi accompagnano sempre, anche in questo momento posso facilmente in un laboratorio, chiamiamolo inventato, creare appunto le mie opere. Poi per quanto riguarda i tessuti volevo dire anche questo, cioè la mia creatività è legata molto ai tessuti, perché come ho detto le cose parlano, ma i tessuti in modo particolare, sono chiaramente tutti i colori che vengono contenuti nel cosiddetto pattern, si chiama così, cioè proprio la stampa. La stampa è bellissima a costarla, e a volte la cosa stupenda è che due colori che tu non useresti mai, non diresti mai che ci stanno bene, invece li accosti e in quel momento hanno quell'armonia.
e quello splendore che proprio non ti aspettavi. Anche questo è emozione, personalmente trovo bellissimo, quindi per esempio accostare due fantasie come queste che sono apparentemente diverse, ma poi ci stanno benissimo quando le accosti. Quindi la stoffa in generale ti offre tantissime possibilità e ti offre la cosiddetta possibilità del riciclo, perché nulla deve essere perso, soprattutto in questi tempi nei quali viviamo, che qualsiasi oggetto ti dà la possibilità appunto di creare o riutilizzare. Come vi avevo promesso, adesso vi porto a vedere la mia Madame, appunto, che è stata creata con le cravatte che in tanti anni ho raccolto. Esattamente per questa bellissima Madame sono state utilizzate 250 cravatte. Devo dire che a me nascono le idee, però io non cucio, o meglio, non sono proprio esattamente bravissima nel cucire, quindi chiaramente mi avvalgo del prezioso aiuto di delle fantastiche mie sarte, che intanto sono sempre stimolate, anzi hanno ritrovato proprio lo stimolo all'arte del cucito, con queste idee che magari esplosive mi vengono in mente, e riescono soprattutto a realizzarmi quello che appunto io mi immagino. Infatti quest'opera chiaramente è stata fatta in collaborazione proprio con una delle mie sarte, che pazientemente ha cucito pezzo per pezzo l'opera. È stato fatto quindi prima il corpino, poi successivamente la gonna, poi siccome dalla cravatta che abbiamo utilizzato appunto a un certo punto avanzava sempre un pezzo della cravatta, ho deciso chiaramente di non buttarlo via quel pezzo perché mi si spezzava il cuore, e allora anche lì è partita l'altra idea illuminazione, utilizzando un cappellino trovato a un mercatino che era abbandonato lì di paglia, come si può vedere nella parte appunto di sotto. E allora la parte finale delle cravatte, ecco che cucite una a fianco all'altra, facendo anche su il piattino sempre con la cravatta avanzata, ed è nato quindi anche il cappello della Madame. Ribadisco, la cosa bella poi quando facciamo questi lavori è che siamo sempre in completa armonia. Quando lavoro con le mie sarte ci divertiamo e ci stupiamo tutte quante di quello che poi effettivamente riusciamo a fare. È quasi una sorpresa, perché ci si mette sempre in gioco, si imparano tante cose, io imparo da loro e loro in un certo senso imparano da me, perché a volte avevano perso quasi la speranza di fare qualcosa. Invece tutte insieme, con la forza, tutte unite, e poi riusciamo a fare delle cose splendide. La cosa che poi mi ha emozionato, perché ognuno di noi poi ha, sì, un po' si mette anche in discussione, e invece dopo che ho esposto, e mi hanno consentito chiaramente, e mi hanno invitato a partecipare a questa bellissima mostra, dove peraltro espongono dei grandissimi artisti sardi, e la mia meraviglia è stata vedere che questo abito è piaciuto, lo hanno ammirato ed è stato anche lui considerato effettivamente quasi un'opera d'arte, e quindi la fatica ripagata, l'idea che io avevo pensato e poi abbiamo realizzato è stata vincente, e quindi questo per me chiaramente è un grandissimo motivo di orgoglio, oltre al fatto che chiaramente inserito in una scenografia che è perfetta.
saluto qua, io spero che vi siano piaciute le puntate di Artigian Art e ci rivedremo, spero, prestissimo. Un saluto a tutti gli spettatori di Telecosta Smeralda e di Artigian Art.